Buongiorno, è prestissimo per me. Quando Achille Mauri ha invitato Luciana e me a litigare a Venezia, perché è una pratica che ci riesce facilmente e abbastanza bene, io ho proposto come tema, se è la domanda è democratica la letteratura, perché ho pensato. Questo è un tema su cui litigheremo facilmente. Io dirò che non è democratica, lei dirà che è democratica e andrà tutto comme sur des roulettes. Ma non è andata così. Come è andata lo sentirete. Perché è andata così se non lo coglierete in quello che diremo e se Giovanna me lo permetterà, ve lo dirò in due parole, dopo l'intervento di Luciana Castellina. Dunque, comincio io. La mia risposta a questa domanda, dopo averla studiata un po', è che non solo la letteratura è democratica, ma che segue la democrazia nelle sue varie successive accezioni. La storia della letteratura e la storia della democrazia vanno di pari passo. Però per dire questo bisogna cominciare con chiedersi che cos'è la democrazia, che cos'è la letteratura, in questa sala naturalmente lo sappiamo tutti, che cos'è la democrazia meno. E poiché la democrazia è nata nell'età di Pericle, cominciamo da quella. Alexis de Tocqueville, nella Democrazia in America, la definisce, ne parla così. Quello che si chiamava popolo nelle repubbliche più democratiche dell'antichità non rassomiglia affatto a quello che noi chiamiamo popolo. In Atene tutti i cittadini prendevano parte agli affari pubblici. Ma non vi erano che 20.000 cittadini su più di 350.000 abitanti. Tutti gli altri erano schiavi e compivano la maggior parte delle funzioni che spettano oggi al popolo e anche alle classi medie. E più oltre dice, Atene con il suffragio universale non era dunque dopo tutto che una repubblica aristocratica in cui tutti i nobili avevano eguale diritto al governo. Inoltre bisogna notare che in tutta l'antichità i libri sono stati rari e costosi e che era molto difficile riprodurli e farli circolare. Queste circostanze che concentravano in un piccolo numero di uomini il gusto e l'uso delle lettere trasformavano l'élite di una grande aristocrazia politica quasi in una piccola aristocrazia letteraria. E la cosa si può ribaltare. Analogamente, come la democrazia, la letteratura, in età, diciamo, in cui si parla di democrazia, nel senso della democrazia periclea, si rivolge a una piccola comunità omogenea, di cui fanno parte autori e destinatari, cioè i letterati, uomini e poi donne, liberi dal bisogno, istruiti e abbienti. Lettori e scrittori vengono dallo stesso bacino e sono interscambiabili. E questa è una prima idea, durata a lungo, di democrazia. Ma l'idea di democrazia nell'età moderna subisce una grande trasformazione, anche questa descritta lucidamente da Tocqueville. Può tuttavia accadere che un gusto eccessivo per i beni materiali porti gli uomini a mettersi nelle mani del primo padrone che si presenti loro. In effetti, nella vita di ogni popolo democratico, vi è un passaggio pericoloso. Quando il gusto per il benessere materiale si sviluppa più rapidamente della civiltà e dell'abitudine alla libertà, arriva un momento in cui gli uomini si lasciano trascinare e quasi perdono la testa alla vista dei beni che stanno per conquistare. Preoccupati solo di fare fortuna, non riescono a cogliere lo stretto legame che unisce il benessere di ciascuno alla prosperità di tutti.
e questo ci porta a una grande svolta politica e letteraria, cominciata alla fine del Settecento, diciamo con la letteratura francese più o meno, ma che si manifesta in alcuni eventi della seconda metà dell'Ottocento, come le grandi esposizioni universali, i grandi magazzini, i grandi dizionari e le enciclopedie. L'esposizione universale, questo è un momento importantissimo. La prima, si sa, è quella di Londra del 1851, però quella che ci interessa è quella di Parigi del 1855, perché è la prima che comprende un padiglione dedicato alle belle arti. Se non che nel padiglione delle belle arti c'è chi viene accolto e chi no. Gustave Courbet, grande pittore, si vede rifiutare le proprie opere e allora le espone in un padiglione accanto, diciamo non lontano, che chiama le pavillon du réalisme. È importante che questa parola, réalisme e realtà, è molto importante anche per il seguito, non solo perché Courbet era un pittore realista. Segnando la nascita di un sistema artistico alternativo, nasce qua, che si svilupperà con il Salon des Refusés del 1863 e poi con la prima mostra del movimento impressionista nel 1974. Secondo grande evento, i grandi magazzini. 1852, Le Bon Marché, dedicato alle donne, celebra l'avvento delle donne fra i consumatori. A concepirlo tecnicamente è Gustave Eiffel. I grandi magazzini praticano l'ingresso libero, prezzi fissi più bassi ed esposti che mettono fine al mercanteggiamento, un'offerta più ampia, sempre rinnovata, sostenuta dalla pubblicità, dai soldi, dalla possibilità di restituire le merci. A un grande magazzino viene dedicato un grande romanzo di Émile Zola che tutti abbiamo in mente perché gli vengono dedicati in questo momento ben due serial televisivi, uno discreto inglese e uno pessimo italiano. Il romanzo si chiama Au bonheur des dames e questo è il nome del grande magazzino. In realtà il magazzino, diciamo modello, si chiamava Le Grand Magasin de la Paix ed è nato nel 1869. Insieme al Bon Marché sono i due grandi modelli. Il romanzo di Zola è del 1882. I prezzi, invece di essere fatti da una cinquantina di ditte come una volta, oggi sono fatti da 4-5 ditte che li hanno abbassati grazie alla potenza dei capitali e alla forza della loro clientela. Tanto meglio per il pubblico, ecco tutto. Questo dice la piccola commessa Denise, protagonista, che si trova in mezzo fra i due commerci, ma si schiera col grande magazzino, pur impietosendosi per la morte e la rovina dei piccoli commercianti. Zola, come Denise, ammira la potenza del grande magazzino. Anche lui piange sui piccoli commercianti, ma sta dalla parte del grande magazzino. Il palazzo era costruito, dice, il tempio edificato alla folla spendereccia della moda. Il proprietario Mouret gode di possedere le donne e di averle alla sua mercé. Era lui che le possedeva così, che le teneva alla sua mercé attraverso il cumulo continuo delle merci, i suoi prezzi più bassi e le sue merci rese, la sua galanteria e la sua pubblicità. La donna veniva a spendere da lui le ore vuote, le ore frementi e inquiete che un tempo viveva in fondo a una cappella, l'aldilà divino della bellezza. Se volete vedere nella battaglia fra i grandi magazzini e i singoli negozi un'anticipazione del confronto fra gruppi editoriali ed editori indipendenti, siete benvenuti. Terza cosa, i grandi dizionari. L'enciclopedia è del 1751-80, ma negli stessi anni in cui nascono le grandi esposizioni e i grandi magazzini,
viene pubblicato Le Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle di Pierre Larousse. Però, in ogni potere, come in ogni letteratura, sempre qualcosa resiste alla condivisione. C'è qualcosa che l'autore trattiene. L'autorialità, la conoscenza, la decisione o l'ispirazione. Il lettore non ha bisogno di essere ispirato, l'autore sì. E questa ispirazione è il suo segreto, anche se non esiste, è. Di fronte a questi eventi, che vanno in direzione di una democrazia allargata e di un'arte ufficiale, popolare e celebrativa, l'arte prende le distanze. Nasce l'art pour l'art. Fra l'altro nasce nelle parole di Edgar Allan Poe. Una poesia scritta per il puro amore della poesia. Abbiamo già parlato del Salon des Refusés. Nasce la rivista nel 66, Le Parnasse Contemporain. Nel 68 Walter Pater e Algernon Swinburne parlano di art for art's sake. L'arte ora si divide in tre: arte sperimentale, arte impegnata, arte popolare. Per un secolo, il secolo XX, l'arte si rivolge a se stessa e non al pubblico. Cessa di avere per scopo l'istruzione e il trattenimento, panem et circenses, che è sempre stato, fino a quel momento, lo scopo dell'arte. L'arte democratica sembra essere l'altra, l'arte popolare impegnata. L'arte vera e propria è resistenza, ricerca della verità profonda, ma soprattutto della realtà. James, Wolfe, Proust, Sarot cercano la vera realtà, la profonda realtà delle cose. E l'immaginazione. Questo è vero naturalmente, come sappiamo, anche per le arti plastiche e musicali. Abbiamo vissuto nel Novecento pensando che questa fosse ormai l'arte, qualcosa di difficile comprensione, di nuovo e di anticipatore. Oggi ci accorgiamo che questo è stato vero per più o meno un secolo e mezzo ed è già finito. Ai nostri giorni l'arte sperimentale e la ricerca formale sono pressoché scomparse e così pure l'arte impegnata. La divisione passa ora attraverso l'autorialità, mentre la scambiabilità fra lettore e scrittore è diventata pressoché assoluta. E arriviamo alla terza forma, la terza accezione della democrazia, che è quella che nel nostro tempo viene chiamata la post-democrazia. Anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato dall'integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici. Colin Crouch, post-democrazia, la terza. Mentre i cittadini si allontanano dalla politica, il processo elettorale democratico si avvicina a una campagna di marketing basata abbastanza apertamente sulle tecniche di manipolazione usata per vendere prodotti. La nuova rivoluzione culturale o la nuova forma di democrazia mette in crisi l'autorialità. In questo modo, superando sia l'arte sperimentale, legata alla forma, che l'arte impegnata, legata al contenuto, entrambi fortemente soggettive. Si va velocemente verso una forma di democrazia del diritto del consumatore di diventare autore.
alcune sue caratteristiche sono l'autorialità qualunque. Tutti sono autori, tutti possono vedere stampata la loro opera. Io mi ricordo nel 68 un raduno di femministe a Campo dei Fiori, Piazza Farnese, che diceva: noi vogliamo poter stonare. Beh, il diritto a stonare. Poi la ripartizione dei ruoli. Scrittore, editor, lettore partecipano all'opera che non è più singolare. Il diritto a correggere. La scrittura documentaria, non più la realtà, ma la verità dei fatti. L'esperienza supera l'immaginazione. Poi c'è la letteratura di genere. Torna il romanzo ottocentesco, ma non è più nazionale. La letteratura non è più occidentale. La letteratura del Novecento si è rivolta all'altro che in noi. Forse oggi la letteratura si rivolge al noi che è nell'altro. Un mio vecchio amico e ex collega, ex da 15 giorni, Giuseppe Russo, direttore editoriale di Neri Pozza, che però di suo è un filosofo, ha scritto: la narrativa diventa letteratura quando traduce lo spirito del tempo in un pensiero inaspettato. Questo inaspettato è proprio non tanto alla letteratura, quanto a quell'arte di resistenza che sempre scalza, anticipa e rivolta alla letteratura imperante, e che è importante scoprire e mantenere viva, perché solo questa resistenza alla democrazia, cioè al pensiero comune, al consenso, alla passività, ci mette in contatto con la materia oscura che è in noi e fuori di noi e ci allena ad abitarci dentro. Grazie. Bene, non siamo più nella democrazia di Pericle, con ogni evidenza. La nostra viene chiamata post-democrazia, ma mentre il post è inequivocabile, il concetto di democrazia che è rimasto in piedi non lo è affatto. La risposta più bella alla domanda se la letteratura sia o meno democratica mi è capitato di trovarla recentemente in non so quale social. È della signora Nadia Della Vedova, arrabbiata col presidente della Lombardia per non so quale sua esternazione razzista ed omofoba, e gli scrive una lettera aperta: caro Maroni, la letteratura è un animale coraggioso che scava e porta alla luce le storie di tutti, anche quelle dei clandestini, dei terroni, degli omosessuali che vivono in Lombardia. La democrazia è fatta così. È bella come letteratura, come animale coraggioso. La signora però, come quasi tutti, non si occupa del mezzo che conta, cioè che, come ci ha insegnato McLuhan, il media è il messaggio, cioè la sostanza. Ora, se andiamo a vedere i media della nostra epoca, è facile essere indotti a minor ottimismo di quello che ho sentito avere il signor Peresson poco prima di noi. Perché la moltiplicazione degli scritti, l'interattività, a me non pare abbiano reso più visibile il reale, lo hanno al contrario reso illeggibile. Illeggibile anche quando è su carta, lo dicono in molti, e tralascio per via del tempo le tante citazioni pessimistiche che si potrebbero fare. Perché a differenza del secolo XIX, quando il romanzo ha permesso di apprendere la democrazia, la sfida dell'uguaglianza, oggi invece, lo dice Ivan Jablonski, che è autore di un recente libro di successo in Francia, L'histoire est une littérature contemporaine, e lui dice solo le scienze sociali, se abitano la lingua del popolo, possono rendere democratica la letteratura, perché il mondo è diventato nuovamente opaco a se stesso. Yoshua, salto per carità perché se no non finisco mai, il romanzo ha permesso di apprendere la società, cioè la sfida dell'uguaglianza,
mentre due secoli più tardi non fa capire più niente, il mondo essendo appunto divenuto opaco. Quando è arrivato il 68, non abbiamo poco tempo, se non è arrivato il 68, come sapete tutto è stato poi rimesso in discussione, via via arrivando a sostenere che democratica sarebbe soltanto una letteratura che smantelli l'elitarismo dell'autorialità. La funzione dell'autore, dice Foucault, non deve apparire mai, gli scritti tutti devono circolare. Tutti quanti. Si può ben dire che oggi con il digitale a questo approdo siamo pienamente arrivati. L'autorialità nella letteratura, nel cinema, nella musica è stata colpita al cuore, perché tutti possono scrivere, e scrivono e pubblicano, e pochissimi leggono. Anche perché, vista la mole dell'offerta, non potrebbe essercene il tempo. Manca infatti qualsiasi orientamento, sicché si rimane affogati in un overloading letterario strabordante in assenza di qualsiasi criterio di selezione che indichi almeno una gerarchia. Tutto questo viene teorizzato come positivo approdo della creatività da un profeta. Il profeta si chiama Kevin Kelly, che è uno dei più, come dire, celebri integrati, se vogliamo usare apocalittici integrati, che annuncia la morte dell'autore, figura che sarebbe superata dal fatto che i frammenti delle opere depositati sul web confluirebbero in quell'unico libro globale che è la rete, cui compete oramai di esprimere la creatività che potrà essere solo collettiva. Molto ironicamente, un apocalittico, Yaron Lanier, dice a Kelly: Kelly è sicuro che internet sia per diventare vivo, umano. E lo dice in un suo libro che vale la pena di leggere, che si chiama Tu non sei un gadget. La nuova creatività di Kelly, dice Lanier, è poltiglia, non letteratura. Oggi non è neppure più il web che produce l'inondazione, ma sono i social networks, non più considerati una semplice app, ma diventati il veicolo su cui viaggia tre quarti della produzione. Pensate che a Facebook si iscrivono ogni ora più persone di quante ne nascano nel mondo nel medesimo tempo. E in questo network al momento sono registrati come autori 300.000 scrittori. Il dibattito fra apocalittici ed integrati è, così come è naturale, riesploso, sebbene curiosamente tutti si siano occupati molto dell'informazione e poco specificamente della letteratura. Nonostante il 60% dei blog siano diari, e cioè bozze di romanzo, e ogni giorno compaiano 275.000 nuovi post che sono anch'essi libri in potenza, letti da 50 milioni di utenti. I weblog consentono a tutti di pubblicare, sono l'approdo per tutti i materiali, i testi, le immagini, i suoni. Le self-publishing dilagano. Solo il sito Il mio libro in poco tempo ha offerto 35.000 romanzi. Un fenomeno che ha cambiato naturalmente il modo di scrivere e di leggere, sebbene ci si continui a muovere come nulla fosse accaduto. Tutt'al più si parla delle pubblicazioni online, dell'ebook, ma francamente a me pare un dettaglio rispetto al problema di come si scrive e di come si legge. Elisabetta Sgarbi ieri parlava dei corsi per l'innovazione, ci ha fatto tutti molto ridere. Mi piacerebbe effettivamente andare a vedere che cosa gli insegnano, perché mi pare che fino adesso abbia scavato davvero che cosa rappresenta l'innovazione tecnologica dal punto di vista di cosa diventa la letteratura, non del mezzo su cui viene commercializzata. Perché invece è accaduto moltissimo, anche se riesce a difficile definirlo un'esplosione democratica. Perché avere soppresso i gatekeepers, e cioè gli agenti, gli editori, i distributori, i librai, i critici letterari,
quasi tutti quelli che sono presenti in questa sala, e così avere messo l'umanità in condizione di evitare il collo di bottiglia che rappresentavano, dando ad ognuno la chance oggi invece di diventare autore, beh, tutto questo ha reso più democratica la letteratura? È democrazia la perdita della gerarchia del sapere, il fatto che tutti parlino e scrivano e nessuno ascolti e legga? Oltretutto non è nemmeno vero che si tratta di una partita paritaria, perché oramai tutti sappiamo che il cyberspazio non è affatto il mondo della libertà e dell'uguaglianza e non lo è la dimensione orizzontale che prevale su quella verticale, secondo l'utopia neoanarchica di Manuel Castells. C'è anche qui, come nel mercato, la mano invisibile, ma non per questo meno ferrea, che conduce attraverso la forza degli hubs più potenti, quelli che hanno più connessioni, dove qualcuno vuole portare chi cerca. Ora, l'accelerata commercializzazione del cyberspazio non ha affatto reso più libera la scelta del prodotto in rete, ma al contrario rigerarchizzato sotto il proprio disegno le pratiche culturali. Diventate merci a tutti gli effetti. Ginevra parlava del grande magazzino di un secolo e mezzo fa, e in realtà è cominciato già lì. Hippolyte Taine, parlando dell'Expo di Parigi del 1855, dice: l'Europa si è mossa per vedere delle merci. È agghiacciante come espressione. E la stessa cosa, badate, è capitata nel campo dell'arte. Nel 2006 la più importante galleria del mondo, la SACI, ha aperto una sezione open access, senza prevalutazione, su internet, SACI online. Si sono presentati 60.000 artisti e, vista la quantità, è naturalmente saltata la tradizionale funzione selettiva della critica. Sono state trovate 100 persone e gli hanno detto: guardate un po' che cosa possiamo selezionare. Ora, questa autodesignazione, c'è da chiedersi, ha realizzato l'utopia di Marx, secondo cui bisogna liberare dal soffocamento causato dalla divisione del lavoro il talento potenziale delle grandi masse? Naturalmente no. Il venir meno di ogni criterio di giudizio motivato ha posto la massa degli autodesignati alla mercé delle manovre mediatiche e speculative del mercato. A orientare, insomma, non è più l'editore, il critico, il libraio, soggetti visibili e valutabili, ma è un potere occulto. Qualcuno ha detto che lo cyberspazio è come il West, ma questo, badate, è un West pesantemente presidiato da potenti sceriffi. Né si può dire che si sia estesa la sfera pubblica, l'agorà, perché casomai si è dilatato il privato, lo spazio, essendo stato occupato dalla straripante esternazione, direi quasi pornografica, dell'intimo, in un delirio narcisistico, un chiacchiericcio ombelicale difficile da interpretare come democrazia diretta. E soprattutto, se è vero che la letteratura è relazione, come la definisce Cesare Segre e anche Gramsci del resto, se il luogo della comunicazione è invece invisibile, indifferente, e questa relazione fra chi scrive e chi legge si spezza, perché ogni relazione ha bisogno di una circoscrizione. E quando manca, scompare il rispetto. E con questo la responsabilità che è indotta dall'appartenenza ad una comunità decifrabile, con il conseguente venire meno del senso di cittadinanza e la trasformazione di sé da cittadini dotati di soggettività in passivi consumatori dell'enormità di gadget letterari che sono sugli scaffali, come dice uno filosofo caro a Ginevra perché l'ha pubblicato, Byung-Chul Han, coreano che vive a Berlino. Ed è un'immagine questa che mi ricorda le incisioni di Bruegel, dove Niemand, nessuno, con una lanterna fruga in mezzo a distese di oggetti di scarto, cercando quelli, la quotidianità composta di piccoli fatti insignificanti, tralasciando così quelli grandi e significativi, sicché nessuno può essere indicato
come responsabile di quanto accade. La sfera pubblica, dice Formenti, che è secondo me il più intelligente dei critici apocalittici, è ridotta a una somma di conversazioni private, una babelite, la chiama Gianni Vattimo. Gli integrati naturalmente contrattaccano e chiamano quelli un po' critici come me, gufi, gufi apocalittici naturalmente, con una valanga di critiche. Non è vero, dicono, il digitale ha prodotto cose meravigliose, una riflessione molto più condivisa, una diffusione dell'informazione più efficace, la rete è in fondo la società ateniese, quella di Pericle, ma delle dimensioni della nostra era, globali. Oppure aggiungono, se non è la società ateniese, è un bar a dimensioni globali, che non è proprio la stessa cosa, ma pazienza. Quanto poi alla manipolazione di cui vi dicono voi accusate internet, l'editoria tradizionale manipola molto di più con operazioni di marketing, di pubblicità, di sfruttamento di posizioni dominanti, distribuzione, punti vendita, eccetera. Mentre invece sul web la selezione è molto più democratica perché è operata dai lettori stessi che lo fanno addando, e cioè mi scelgo un amico, paccando, perché c'è tutto un vocabolario naturalmente nuovo, paccando, ti incoraggio con una pacca sulle spalle, linkando, e cioè agganciandoti a un altro testo, o cliccando sul famoso pugnetto pollice su o pollice giù. E da voi ci sono i bestseller, da noi ci sono le blockstar. Gli argomenti degli evangelisti della rivoluzione digitale appaiono convincenti, trovano consenso, perché, badate, le loro obiezioni coincidono con un'idea della democrazia che è quella oramai corrente in Occidente, e, come dire, penetrata nel senso comune. La società come un'assemblea assordante in cui a tutti è dato prendere la parola individualmente, che però è l'altra faccia dell'impotenza a costruire soggetti collettivi in grado di partecipare, di incidere davvero, mentre il destino di tutti è affidato ad una burocrazia invisibile, incontrollabile. La governance, che qualcuno la prende per la traduzione in inglese della parola governo, invece è tutt'altra cosa, che non risponde a nessuno e non ascolta chi parla. È l'annebbiamento di ogni criterio di oggettività affidato alla pretesa neutralità dei meccanismi tecnologici. Il mercato, insomma, come pilota automatico, e quindi la scelta sottratta agli umani, l'uccisione della politica, quindi della democrazia. Non riesco a vedere la democrazia senza la politica. Allora, se la democrazia non è più democratica, non può esserlo neanche la letteratura, che nasce nel suo contesto. Ora, io non voglio concludere in modo così catastrofico, forse le cose per la letteratura non sono ancora del tutto a questo punto, ho estremizzato un po', ma credo che è sempre bene cercare di vedere cosa può succedere nel medio-lungo periodo. E dunque, siccome c'è ancora un po' di tempo, ci sono degli spazi di resistenza in cui editori, critici, librai si troveranno in prima linea. E credo che sarà una battaglia in cui, contrariamente a quanto si dice, ad avere la peggio saranno i mondazzoli, con le loro case editrici onnivore, i loro supermarket e per forza rapporti spersonalizzati con lettori d'autore, insomma quelli per i quali più di altri hanno fatto del libro una merce. Perderanno, credo, perché sono così simili alla rete che ne verranno soppiantati. Già stanno scusatemi, perché già stanno tentando di allinearvisi, pescando qua e là nell'oceano cyber, pescando, avete visto, una Sabrinex, per esempio, ragazza di Castel Volturno che ha scritto un romanzo che si chiama Over, o una Cristina che invece è di Padova, che ha scritto You Are My Dilemma, e che scrivono sul telefonino, e scrivono in autobus,
durante la ricreazione scolastica, a letto la sera prima di prendere sonno, componendo ogni volta un pezzetto di un mosaico che poi sarà il libro. Difficile pensare che questa sarà la letteratura. Forse, certo, sarà possibile pescare uno su un milione, che sarà un grande romanziere. Il mio amico Bifo, Franco Berardi, dice sarcastico a proposito di questo modo di scrivere, ma no, va bene così, perché la letteratura non è forse un esercizio per visitare anche gli abissi? A me sembra in effetti un abisso. Allora, dall'altro lato del fronte ci sono i piccoli e medi, che contrariamente alla leggenda metropolitana, che li vede soccombenti nel futuro, perché solo i big potranno sopravvivere, io credo che si troveranno invece nelle mani le sorti della letteratura, perché ancora attrezzati a ricercare, a costruire con amore, con il lavoro paziente, l'autore, l'autrice, a stabilire un rapporto personalizzato, di reciproca fiducia, a riproporre coi lettori una relazione e dunque a riproporre democrazia. Certo, ci sarà conflitto, ma come sappiamo il conflitto è l'anima della burocrazia. Per concludere, la tecnologia apre le porte, il capitale le richiude, aveva detto parecchio tempo fa Leibniz, e lo cito per non sembrare un gufo apocalittico che nega il valore e l'importanza della tecnologia e di Internet, voglio solo ricordare che non è neutrale e che ci porti cose positive o negative dipende dall'intervento soggettivo della critica e dai rapporti sociali di produzione in cui è inserito. Una bella assemblea apocalittica. Facciamo, se siete d'accordo, e so che siete d'accordo dall'applauso che c'è stato, che non finisce qui, nel senso che questi spunti, questi pensieri, queste idee, questi ribaltamenti continui in qualche maniera dovranno trovare una prosecuzione, io non so quale, ma so, sento, spero, mi auguro e credo che ci sarà. Vorrei soltanto chiedere a Ginevra se ci dice qual è stato il ribaltamento che forse abbiamo capito, forse no. Beh, è sembrato e sembra, in effetti è così, che per una volta Luciana e io siamo assolutamente d'accordo. Ma questa realtà nasce però da un disaccordo fondamentale che è alla base, e cioè io non credo alla democrazia e quindi penso che la letteratura sia democratica. Luciana ci crede e pensa che non lo sia. Grazie.